Salutato Gesù Cristo. Sempre salutato. Carissimi fratelli, in questa quarta domenica dopo la Santa Pentecoste, il brano, l'episodio del Santo Vangelo che la Chiesa propone alle nostre devote pie riflessioni è il brano che racconta la prima pesca miracolosa, il miracolo della prima pesca miracolosa operato da Gesù sul lago di Genezaret. E diciamo nel Vangelo che abbiamo ascoltato è il tema, il filo conduttore è il seguente: predicazione di Gesù confermata da miracoli, cioè Gesù predica e la folla lo ascolta, è confermata la predicazione dai miracoli, è rivolta non più soltanto a ebrei ma a tutti, poi vediamo in che modo e con quale allegoria, e questa predicazione continua con Pietro e i suoi successori. Pietro è assieme agli altri pescatori di uomini, ma ha un ruolo fondamentale è al centro, diciamo, del miracolo, proprio nonostante non manchino altri, però è evidente un certo primato di Simone. San Pietro viene chiamato Simone, quindi siamo ancora prima di quando Gesù gli dice: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Quindi siamo probabilmente, ipotizzo, nel primo anno della vita pubblica di Gesù. Ma adesso entriamo in medias res e vediamo il brano. In quel tempo, mentre la folla si stringeva intorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio, egli si era fermato sulla sponda del lago di Genezaret. Allora, la folla si stringeva intorno a Gesù. Dove siamo? Allora, sapete che Gesù, quando abbandonò la casa di Nazaret per la vita pubblica, dopo il battesimo, dopo le tentazioni del deserto, si stabilì a Cafarno, che era chiamata la sua città, e da lì predicava e compiva, sappiamo, faceva già dei miracoli, lungo le rive del lago di Genezaret, del mare di Galilea. E sappiamo che la sua fama in breve tempo si era sparsa e accorrevano a lui diverse folle, molte persone. Ecco, la folla si stringeva attorno a Gesù, erano già in tanti che speravano una guarigione, volevano sentire una sua parola, in qualche maniera si avvicinavano da Gesù. E lui era sulla riva, sulla sponda del lago di Genezaret. A un certo punto la folla era tanta, lui era vicino alle persone, lo potevano ascoltare soltanto le persone più vicine. Allora, diciamo, vide due barche accostate alla riva e chiede a Simone: fammi salire sulla tua barca che io mi sposto un po' verso al largo, e da lì seduto posso parlare alla folla. Allora vedete, noi qui diciamo apprendiamo una cosa che, anche se non detta esplicitamente, però emerge dalla riflessione su questo dato rivelato, ed è l'importanza del silenzio. Allora vedete, Gesù seduto, quindi neanche in alto, seduto, parlava e la folla lo ascoltava. Ora tenete conto che silenzio ci doveva essere per poter udire la parola di Gesù. Certamente Gesù sedendosi vuole, in qualche maniera, mostra con questo gesto quando lui continuerà a predicare per mezzo della Chiesa, quando sarà seduto alla destra del Padre. C'è anche, diciamo, questa allegoria mistica, senz'altro. Però c'è il fatto storico. Allora vedete, fratelli carissimi, per ascoltare Gesù bisogna fare silenzio. Gesù vuole essere ascoltato nel silenzio. E allora vedete, il silenzio nella vita cristiana, cioè il cardinale Sarà ha scritto un bel libro proprio sul silenzio, bellissimo. Diciamo, il silenzio cristiano che cos'è? Non è semplicemente non parlare, ecco, taci, una repressione di un qualche cosa, ma è essere tutti protesi all'ascolto, all'ascolto. Vedete, quando andiamo a un concerto, e noi nella platea delle poltrone cominciassimo a parlare,
avremo tutti gli uditori che si rivoltano contro di noi, mettiamo che sia una sinfonia di Beethoven, e a un certo punto, e là come va? La gente dice, ma siete matti? Perché tutti protesi ad ascoltare la bellezza della musica. Allora, se gli uomini di questo mondo vogliono fare silenzio è per ascoltare un brano di musica, esigono un silenzio, perché noi non amiamo questo silenzio per ascoltare la parola di Gesù nel nostro cuore? Allora concretamente questo silenzio dice, ma io non posso mica fare il monaco, eccetera, no? Però vedete, io faccio un esempio, adesso grazie al cielo, provvidenzialmente dico sempre la messa detta di San Pio V, la forma straordinaria, la forma più antica. Anni addietro io ho anche concelebrato, e vedete, quando i preti si vestono in segrestia per la concelebrazione, è un disastro, se si chiacchiera, sembra a volte di essere al mercato. E così, vedete, ho cominciato dai preti, perché così dopo posso anche parlare dei laici. Allora, quanti laici prima della messa si raccolgono? E quanti, diciamo, prima e dopo la messa c'è un attimo di raccoglimento? E invece subito la lingua parte, entra in azione. Però allora dico, non dico, e Gesù non ci dice, non parlare, ma ascolta. Senti il Signore che ti parla, senti, se noi ogni tanto dovremmo immaginarci l'angelo custode che ti dice, senti, e se noi all'interno di noi stessi sentiamo che il Signore continuamente parla in noi, vedete, è così, vedete, quindi amiamo il silenzio secondo il nostro stato di vita, cum grano salis, soprattutto concretamente un esempio pratico fattibile, prima e dopo la messa è molto importante. Allora, e i pescatori erano scesi e lavavano le reti perché non avevano preso niente. E Gesù sale sulla barca di Simone, si scosta e a un certo punto, finito di parlare, e vedete Gesù che diciamo questo finito di parlare, che cosa indica? Indica che aveva finito il suo discorso, però indica che quando lui finirà di parlare, sarà Pietro che avrà il compito di parlare, questo lo vedremo dopo, però cominciamo a capire la dinamica, diciamo, del miracolo. E poi dice, spingete al largo, andate al largo e calate le vostre reti per la pesca, duc in alto, vai al largo. Allora questo alto, che cos'è? È vai dove c'è il mare profondo. Il mare profondo, perché la pesca di Pietro è una pesca nelle profondità dell'abisso. Quando noi siamo battezzati, fratelli carissimi, siamo pescati nel mare profondo, nell'abisso. Quando noi ci confessiamo, siamo pescati dall'abisso, dal mare profondo. Dal mare profondo. E gli rispose Simone, maestro, attenzione, come chiama San Pietro Gesù, maestro, dopo lo chiamerà in un altro modo, maestro, abbiamo faticato tutta la notte, ma non abbiamo preso nulla, vedete la notte, diciamo, che cos'è? È il tempo dell'insuccesso apostolico, è il tempo che c'è anche adesso, a volte la notte può essere causata, può essere una prova del buon Dio per purificarci, oppure può essere un effetto del fatto che ci dimentichiamo, se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. E così vedete, piani pastorali, riforma degli uffici, arriva un vescovo nuovo, vengono cambiate le targhe degli uffici con le stesse persone di qualche anno più vecchie, con meno preti, e si pensa per il sito web nuovo, per il centralino nuovo, per gli uffici, adesso sì che le cose vanno bene, le targhe nuove, si pensa, ma adesso magari facciamo un sinodo, discutiamo su come dobbiamo discutere, il sinodo sulla sinodalità, dove formiamo non degli adoratori eucaristici, non di persone a cui è insegnato a pregare, educhiamo delle persone che sappiano guidare come vogliono i poteri forti della Chiesa, come vogliamo orientare per poter dire che quello che abbiamo deciso in realtà noi abbiamo fatto in modo che risulti come proveniente dal popolo di Dio. Vedete, questa è la verità,
abbiamo pescato tutta la notte e non abbiamo preso niente, e qui ci sono i seminari vuoti, non ci sono più preti. E tra un po', vedete, neanche se ci morirà una persona cara, faremo fatica a trovare il prete per la messa, e verrà il ministro della consolazione, l'accolito, un po' di acqua benedetta, poi via nella cremazione. Questa è la... abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente, fratelli carissimi. Peraltro invece la notte è anche quel momento di tenebra per i buoni. Cosa facciamo in questa situazione? Quando anche se vogliamo fare il bene proprio da quelli della Chiesa siamo ostacolati. Allora aspettiamo che Gesù è lì. Non avete preso niente fino adesso, ma guardate cosa vi attende, cosa vi attende. Ecco, fratelli carissimi. Allora, ma sulla tua parola calerò le reti. E vedete, questa fede di Pietro in Gesù, che ancora non è perfetta, vedete, è un processo, un progresso di conoscenza. Vedete, allora, è così tutta la nostra vita. Diciamo, noi Gesù come lo conosciamo? Sempre poco. Però, pian piano, come diceva Sant'Agostino, nover in me, nover in te, conosca me che non sono niente, conosca te che sei tutto. Piano piano, Signore, io ti voglio sempre conoscere. Signore, è per questo che è importante meditare il Vangelo, meditare la vita di Cristo, perché non si può amare ciò che non si conosce. Conoscendo Cristo, lo amiamo e lo seguiamo. Questa è la dinamica della vita cristiana. Avendo obbedito, senza tante storie, senza tante opposizioni, avendo fatto così, presero una tale quantità di pesci, una grande quantità di pesci, che le reti si rompevano. Nel secondo miracolo, quello dopo la resurrezione, le reti non si rompevano per rappresentare l'unità della Chiesa. Qui le reti si rompevano per indicare la grande quantità, che dalla predicazione, da partire da Cristo, con la predicazione della Chiesa, con i martiri, eccetera, le grandi quantità di pesci che sarebbero stati presi, vennero e riempirono tanto le due barche che quasi affondavano. Allora vedete, perché ci sono due barche? Allora, in una barca noi sappiamo l'equipaggio, in una c'era San Pietro e probabilmente Giacomo e Giovanni, nell'altra c'è un'altra barca che viene chiamata perché aiutassero, e non si sa chi c'era. Allora, secondo alcuni commentatori, queste due barche rappresentano una la Chiesa che viene dai Giudei, cioè meglio la Santa Chiesa Cattolica, non è più Israele secondo la carne, i figli di Abramo, della promessa secondo la carne, ma sono tutti coloro che sono figli di Abramo, quelli che sono nati dalla fede. Allora quelli che i pagani, cioè la Chiesa, diciamo, nasce da un duplice ceppo, i giudei, a cui è stata originariamente affidata la prima rivelazione, e poi i pagani, a cui questa rivelazione compiuta in Cristo, con l'incarnazione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, diciamo, la Chiesa comprende anche non solo i giudei secondo la carne, ma tutti gli uomini. Quali sono? Vedete, e ancora potrebbero rappresentare quelli che secondo il Catechismo sono chiamati quelli che diciamo fanno parte dell'anima e non del corpo della Chiesa, cioè quelli che onorano, che fanno tutto quello che possono, che ignorano Cristo senza loro colpa. E sono quelli che Dante dice nella Divina Commedia, vedi, ci sono tanti che gridano adesso Cristo, Cristo, saranno nel giorno del giudizio a lui men proprio e meno vicini di tal che non conosce Cristo. Allora, tanti pagani che non conoscono Cristo e possono trovarsi davanti al giorno del giudizio. E attenzione, non sto dicendo che tutte le religioni sono uguali, per l'amor del cielo. Dico che il povero musulmano, che è tale perché che la sua storia, che è nato nel deserto e non si conosce Cristo, conosce per televisione, vede le sconcezze, dice queste sono le donne, che pensa che siano le donne cristiane, quelle sconciamente vestite, queste sono i cristiani, chiaramente pensando così è difficile che si converta. Però, come dice un assioma medievale, a chi fa quello che può Dio non nega la grazia. A chi fa con l'aiuto della grazia attuale tutto quello che può Dio non nega la grazia santificante. Quindi le due barche, allora i giudei che conoscono perfettamente la rivelazione,
i pagani, i gentili che non fanno parte del popolo ebreo, che credono nella rivelazione, e quelli che senza loro colpa, non conoscono ancora Cristo, ma fanno parte dell'anima e non del corpo della Chiesa, e in ogni caso si salvano nella Chiesa, sono sempre pesci che si salvano nella loro rete. Allora vedete, vedendo questo, Simon Pietro cadde alle ginocchia di Gesù. Allora vedete, e quindi qui viene chiamato Simon Pietro, comincia a vedersi il primato e dice: Signore, allontanati da me che sono peccatore. Allora vedete, fratelli carissimi, prima come l'aveva chiamato, vi ricordate? Maestro, adesso Signore. Vedete, il miracolo che conferma la predicazione, il miracolo è un aiuto, una spinta, nessuno crederebbe se non vede che bisogna credere, dice San Tommaso. E quindi San Pietro ha visto che bisogna credere, ha capito che quel maestro non è solo un maestro, ma è Dio, Kyrie, Signore, Adonai, Signore, allontanati da me che sono peccatore. Vedete che l'umiltà, e c'era un grande stupore, e tutti, anche Giacomo e Giovanni, Gesù disse: non temere, d'ora in avanti sarai pescatore di uomini. Allora vedete, per questo che l'anello del Papa viene chiamato l'anello del pescatore, e gli viene consegnato nella messa detta dell'incoronazione, cioè c'è il giorno prima, c'è il conclave che lo proclama Papa. Poi l'indomani, oppure due giorni dopo, appena possibile, c'è questa messa in cui tutti i cardinali riconoscono il Papa pubblicamente. E vedete, fratelli carissimi, ed è questa una cosa molto importante, perché tutti i cardinali dicono al popolo di Dio, testimoniano, nonostante tutti i dubbi che vengono insinuati, la regolarità della elezione, noi abbiamo visto, e dito dal mondo, vedete, questo è il Papa. È molto importante questa messa, è la promulgazione, è un dire a tutti. Allora a quel punto tutta la Chiesa dice: tu sei il Papa, e non può sbagliarsi, diciamo, la Chiesa in questo. Bene, allora, diciamo, infatti, in diritto canonico e in teologia, l'universalis acceptatio, cioè l'accettazione universale del Papa, conferisce la validità definitiva all'elezione. È l'accettazione universale, e qui, diciamo, qui per dire l'anello del pescatore. Allora, adesso una cosa importante che dobbiamo vedere è, diciamo, questo titolo pescatore di uomini, che vale la pena spendere qualche parola. È, diciamo, la parola greca è zogron, zogron. Adesso, diciamo, perché i santi padri della Chiesa su questa parola hanno colto dei significati molto importanti. Allora, da dove deriva zogron, questa parola greca? Deriva da zo, che significa vita, allora sapete, zoologia, il discorso sugli animali viventi, lo zo, quindi vita, e agra, che è, diciamo, il pescato, quello che viene catturato. Quindi, diciamo, allora cosa dice? Allora, le reti gettate nella profondità dell'abisso pescano, è un pescato vivo, non è che viene ucciso, cioè, e viene tolto dalle profondità, dai turbini dell'abisso, per essere portato in superficie. Quindi, diciamo, i pesci della pesca sono pescati per vivere e non per essere uccisi. E addirittura, invece, secondo altri, per esempio Sant'Ambrogio, lo fa derivare sempre da zo, anziché agra, che è il pescato, e geiro, che vuol dire risorgere. Risorgere. Quindi noi siamo pescati per la resurrezione. E nel commento all'Esamerone, Sant'Ambrogio dice Pietro, e traduce che tu sarai vivificatore di uomini. Vivificatore di uomini. Vedete che bella è questa pesca della Chiesa, dove siamo veramente pescati per la vita. Adesso ci sarebbe un altro discorso da fare, perché, diciamo, c'è un versetto molto importante: lasciarono tutto e lo seguirono. Vedete? Allora, la dinamica narrativa di questo brano, vedete, parla
da Gesù, da quegli uomini che erano sul lago di Genezaret, poi si allarga gli uomini dell'altra barca. Adesso il lettore virtuale, cioè noi siamo portati dentro il racconto, siamo portati a lasciare tutti a seguirlo. Allora vedete, ecco qui purtroppo il tempo ragionevole per un'omelia l'ho già oltrepassato, però non posso, diciamo, non tacere su questa frase: lasciarono tutto e lo seguirono. Allora, che cos'è, cosa vuol dire lasciare tutto? Lasciare tutto ciò che impedisce e ritrae dall'andare dove dobbiamo andare, dalla seguire di Cristo. E allora, per intenderci, San Paolo nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetto 1, anche noi dunque, circondati da un così grande nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della vita. Allora vedete, tutto ciò che impedisce e ritrae da questa corsa, noi dobbiamo lasciare. Lasciare le preoccupazioni per questo mondo, le ricchezze, l'orgoglio, le cariche, l'onore. Ecco qui San Bonaventura, commentando questo brano del Vangelo, se la prende un po' con quelli che per mantenere benefici, per mantenere una certa posizione, perché vediamo, non parlano contro i cattivi pastori, non denunciano i vescovi. Vedete, allora io se penso, purtroppo, come si è giunti a questa situazione anche nella Chiesa? La piaga è, del carrierismo, perché non esistono soltanto le lobby gay che ci sono, ahimè, nella Chiesa, tra gli uomini di Chiesa, ma ci sono anche le lobby, capito? Le lobby dove bisogna stare attenti a ogni parola, non esageriamo, non sgridiamo, eccetera. Così, nel denunciare tanti errori, nel non denunciare tanti errori, questi errori si sono propagati. Vedete, fratelli carissimi, se noi ci troviamo davanti a un paradosso dove chi dice la messa in latino, chi vorrebbe dire un Dominus vobiscum, chi vorrebbe pregare, cioè è bersagliato col dito puntato. Pastori come in Germania che parlano contro il celibato sacerdotale, vorrebbero il sacerdote alle donne, che permettono messe omoeretiche nelle loro diocesi, e nessuno dice niente. Allora diceva San Gregorio Magno, dice: nessuno nella regola pastorale, libro primo, capitolo secondo, nessuno fa un male maggiore nella Chiesa quanto colui che, agendo malamente, detiene un titolo o di dignità e di santità, e infatti nessuno si fa carico di rimproverare costui quando fa il male, e la colpa dilaga con virulenza, come esempio, quando per rispetto del rango si onora il peccatore. Cioè, la colpa dilaga, questa è una frase, è la frase per oggi, la colpa dilaga con virulenza quando per rispetto del rango si onora il peccatore. Allora, di San Bonaventura, allora lasciato tutto, cioè il chierico, il buon cattolico, lasciare tutto, cosa vuol dire? Lasciare non solo le ricchezze superflue, eccetera, che quello oggi è facile, dobbiamo essere poveri, però lasciare, non avere paura, di non avere una bella parrocchia, di essere messi in disparte, di essere emarginati, per non onorare il peccatore per rispetto del rango. Questo è il problema di oggi. È il problema di oggi. Allora, se tanti si fossero levati, se tanti buoni vescovi che c'erano in passato si fossero levati, invece hanno tutti, in qualche maniera, forse i mali della Chiesa di oggi ci sono anche perché qualcheduno, quando doveva parlare, ha taciuto. Ecco. Bene, fratelli carissimi. Allora, invece, vedete, allora, chi è, allora, lasciato tutto, chi è,
chi è che lascia tutto e segue Gesù? Allora vorrei leggere un brano del Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Grignon di Montfort. Sappiamo i santi che formerà Maria negli ultimi tempi. Paragrafo 59 del Trattato della Vera Devozione. Saranno veri discepoli di Gesù Cristo secondo le orme della sua povertà, umiltà, disprezzo del mondo e carità, insegnando la via stretta di Dio nella pura verità, secondo il Santo Vangelo e non secondo i canoni del mondo. Senza preoccupazione e senza guardare in faccia nessuno, senza risparmiare, seguire o temere alcun mortale, per potente che sia, anche se fosse il proprio ordinario, il proprio vescovo, che in quanto alla sua carica va sempre onorato e in quanto dice delle cose lecite merita obbedienza, però in quanto diffusore di errori, in quanto diciamo dicendo, insegnando delle cose non confacenti al suo compito, è guai se non si dice niente per un attaccamento a una cosa terrena, a un bene terreno, fratelli carissimi. Allora, vedete, fratelli carissimi, ecco, concludo ancora con una frase di San Luigi Grignon di Montfort. Lasciarono tutto. Leggo un brano della Regola di San Francesco. La vetta dell'altissima povertà che vi ha resi apostoli e re del regno dei cieli, poveri di bene ma ricchi di virtù. Quindi chiediamo alla Madonna questa vetta dell'altissima povertà, secondo il proprio stato. Un conto è la povertà del prete, quella del frate, del monaco, del padre di famiglia. Però ognuno deve raggiungere la vetta dell'altissima povertà, essere povero di beni terreni ma ricco, fratelli carissimi, di virtù. E dice San Luigi Marignano de Montfort: saranno veri apostoli degli ultimi tempi. Ad essi il Signore degli eserciti darà la parola e la forza per operare meraviglie e riportare gloriose spoglie sui suoi nemici. Dormiranno senza oro né argento, e ciò che più conta, senza preoccupazione, in mezzo agli altri sacerdoti, ecclesiastici e chierici. Tuttavia avranno le ali argentate della colomba per volare con la retta intenzione della gloria di Dio e della salvezza delle anime là dove li chiamerà lo Spirito. Ecco, o Maria Santissima, giammai si è inteso che alcuno ricorrendo a voi venisse inesaudito. Anch'io, re dei mille peccati, vengo a voi. E vi chiedo perdono e chiedo per me e per tutti quelli che ascoltano queste parole, per tutti i buoni cristiani, è la grazia di essere di questo gruppo di fedeli che, lasciato tutto, seguirono il loro amato maestro, che in tutto insanguinato si gira indietro con la croce sulle spalle e ci sorride e ci dice: forza, tra un po' siamo in paradiso. Sia lodato Gesù Cristo. Sì, 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 sì